Bene ragazzi, questo è la Fra che parla, oggi siamo qui con un nuovo video. Prima di iniziare tutto volevo consigliarvi di dare un'occhiata al canale di un mio amico e gioca con mio fratello, è anche in classe con lui e si chiama Garo. Il canale è Il Garo, comunque troverete tutti i link necessari in descrizione. Fate un salto, aiutatelo a crescere, vedo che realizza i video molto molto bene per essere comunque alle prime armi, quindi fate un salto sul suo canale e comunque guardate se vi possono interessare i suoi video perché mi farebbe molto piacere che voi apprezzaste il lavoro anche di YouTuber che non sono sempre i soliti da mille mille iscritti, ma anche gente un po' più piccola che comunque sa far bene anche questo, tra virgolette, mestiere, questa passione. Quindi fate un salto nel canale del Garo, trovate tutto in descrizione e vi lascio al video. Ah, quanto schifo! Bene ragazzi, siamo qui, siamo tornati con la serie Pro Player che, come ben sapete, è la serie che parla dei più grandi giocatori di Clash of Clans con le migliori disposizioni esistenti su tutta la faccia della terra. E visto che nel video precedente abbiamo raggiunto la bellezza di 8000 like, vi avevo chiesto di lasciare un like e in base a ogni 1000 like, ecco, avrei portato una nuova disposizione. Abbiamo raggiunto appunto 8000 like, quindi 8 disposizioni da studiare, ecco. Dunque, se volete molte disposizioni nei prossimi video, lasciate un bel pollice su e utilizziamo lo stesso metodo. Questo lo faccio perché? Perché voglio big likes uguale a big money uguale a big bitches uguale yeah, fuck you, yeah, bitch. Detto questo, dopo avermi invitato, ovviamente se vi va, perché altrimenti c'è la gente e non devi chiedere like prima che il video sia iniziato, porca troia, puttana. Vabbè, detto questo, iniziamo con il video. Tra l'altro, le disposizioni che vedremo quest'oggi me le avete inviate voi su Facebook o su Instagram. Volevo precisare una cosa, regà. Non inviatemele più su Instagram perché vengono quadratini e non faccio fatica ad adattare il video. Se volete me ne inviate nella pagina Facebook, ci dovrebbe essere in descrizione. E non taggatemi su Instagram con le disposizioni, perché vi ho chiesto di mandarmi per il messaggio privato e trovarmi 20.000 foto in cui sono taggato nelle disposizioni non è bello, anche perché quello lì, quello di Instagram, è il mio profilo privato, quindi poi mi arrivano una marea di notifiche e mi cadono i testicoli. Detto questo, andiamo al primo che mi è stato inviato da Alessandro. Come possiamo vedere, un bellissimo TH10 che di 10 c'ha solo il livello del municipio, perché il resto fa pena. Potremmo utilizzare una parola. Comunque, vedete che è un bellissimo villaggio compatto. Poi quell'arco X, quell'unico arco X, sinceramente, ragazzi, non capisco che cazzo metti l'arco X vicino a delle torri, degli arcieri che sono fatti su con gli stecchini per mangiare i ghiaccioli. Praticamente, come potete vedere, ci sono delle torri, degli arcieri che non so nemmeno che livello siano. Non so nemmeno perché esistano ancora con un TH10. Dovrebbero vietare alla gente così di salire di livello del municipio senza avere senza avere le torri degli arcieri di un livello almeno decente, perché è uno schifo. Però loro sono i pro. Raga, ricordiamo che la serie si chiama Pro Player, quindi se ha fatto tutto questo ci sarà un motivo. Credo che però alla fine la cosa più sensata di questa disposizione sia la capanna dei muratori al lato, che come sapete è una bastardata assurda, ma visto il contesto generale può anche starci, ecco. Diamo un'occhiata al secondo, che mi è stato ancora inviato da Alessandro, quindi credo lo stesso Alessandro, non vorrei dire una stupidata. Comunque scrivetemi nei commenti se comparite comunque in questi video. E raga, ovviamente essendoci 8 disposizioni non posso portare tutti i messaggi che mi avete inviato, che sono stati davvero tantissimi, quindi vi ringrazio. Però capitemi che voi lasciate un bel like, io porto più disposizioni, però ovviamente non è che possa portarne 100.000.000. Questa disposizione ha, diciamo, pensato una cosa molto intelligente. Allora, perché non facciamo così? Nella parte sinistra praticamente mettiamo tutte le torri degli arcieri. Mi è partito un pezzo di non so cosa. In maniera tale che se qualcuno prova ad attaccarci con delle truppe aeree da sinistra, noi gli facciamo un sederino. Però siamo protetti anche dal punto di vista della terra, perché come vedete abbiamo messo ben tre strati di mura. Tre strati di mura, sì, però c'è da dire una cosa. Questi murettini qua, come
come ben potete vedere, che sono praticamente i sassolini, quelli che utilizzo io nel presepe per restare in tema natalizio. Avete presente i sassolini del presepio, quelli per fare la pisticina lì, la pista dei pastori? Ecco, più o meno, se li impilate uno sopra l'altro, hanno la stessa efficienza di questi muretti. Quindi l'utilità di metterli tutti vicini vorrei ben capirla anch'io, ma ancora una volta si vede che c'è qualcosa che accomuna tutti questi giocatori pro player, tutti queste bestie, questi campioni. Loro vogliono proteggere gli accampamenti. Cioè è inevitabile, tutti mettono gli accampamenti dentro. Gli accampamenti che naturalmente, come ho già detto, occupano 20.000 spazi e quindi tolgono, diciamo, spazio a quello che è il villaggio. Passiamo così alla schermata allo screen che ci ha mandato Antonio. Antonio ci porta a questo bellissimo villaggio TH10. Che bellissimo è un aggettivo che potrebbe, diciamo, fare un po' di scalpore. Questo villaggio, ecco, TH10, che ha, diciamo, studiato una base molto molto efficiente. Allora, lui ha capito una cosa in Clash. Lui ha capito che la decorazione dei fiori funziona meglio di una qualsiasi altra difesa. Quali potrebbero essere difese aeree, quali potrebbero essere torri degli arcieri, cannoni. Lui ha capito che il tronchetto, la pietra e anche la decorazione dei fiori funzionano molto meglio. Quindi cosa ha fatto? Mettiamole dentro, facciamogli un muretto intorno, così siamo protetti su qualsiasi lato. Molto probabilmente questo tizio in questo momento è in qualche manicomio disperso da qualche parte, o in qualche gulag che magari non esistono più, ma li hanno reinventati e riedificati per i geni come lui, e avrà capito forse che la sua idea è davvero uno schifo. Passiamo quindi al villaggio che mi ha passato Filippo mi passa questo villaggio davvero interessante. Credo che si sia messa in combutta con il tizio di prima, perché evidentemente anche lui pensa che proteggendo le rocce e i tronchetti possa, diciamo, vincere contro qualsiasi avversità. Tra l'altro, come possiamo notare, ha anche un senso artistico nel suo posizionare le mura. Innanzitutto mette una specie di croce greca intorno al municipio, circondato tra l'altro da un mortaio all'uno, che molto probabilmente, se il re barbaro sputa addosso alle truppe, gli fa più danno di quanto non faccia quella difesa lì, ma lasciamo perdere. Notare poi l'astuzia, la tecnica con la quale ha circondato soltanto alcune difese, chiamiamole così, se si possono definire tali, e con quale prodezza, con quale intelligenza ha lasciato non uno, non due, non tre, non quattro, non cinque depositi, sei depositi all'esterno della disposizione. Neanche fa lo sforzo di metterli dentro un po' più vicini, no, li lasciamo fuori, perché lo sa solo il Signore. Però lui può. Tra l'altro, notare anche la policromia delle varie mura che passano dal legno, color legno, per passare verso un grigio scuro, per poi disperdersi in un fucsia dorato vicino al municipio. Siamo così passati al villaggio che ci ha inviato Francesco, e oggi sì, oggi ragazzi potevo fare una sessione a tema mura messe alla cazzo, perché questo player mi sa che non ha ben capito che, vabbè, puoi mettere anche 20 strati di mura, ma finché ce l'hai a livello 1, quindi questi tronchetti di legno qua, queste mura qua, che definir mura è un po' un insulto verso qualsiasi staccionata esistente sulla terra, è un po' un paradosso, ecco. Poi ha cercato di riprodurre in qualche modo un simbolo degli Illuminati lì nella sezione della Torre degli Arcieri. Per poi concludere l'opera con qualche edificio a caso, un po' disperso ovunque. Però, bisogna dire questa cosa. Lui ha messo 25 strati di mura per ogni lato della sua disposizione. Ma cosa fa? Lascia il buco del villaggio. Perché? Perché se non lasci il buco del villaggio sei un coglione. E questo lo sanno tutti. Passiamo così a un TH8, perché bisogna dirlo ragazzi, non ci sono solo pro player TH9, ma ci sono, o TH10, ma ci sono anche pro player di livelli più bassi, come questo giocatore. Questo giocatore ha dimostrato una grandissima intelligenza, una intelligenza che appunto, come abbiamo detto, si diffonde in tutti questi rami della pro
proplaiologia, boh, non lo so. E lui ha ben pensato che per rendere una disposizione forte bisogna mettere gli edifici simili vicini. Infatti, come possiamo ben vedere, abbiamo 3 caserme vicine, 3 cannoni vicini, 3 casette dei muratori vicini, 3 estrattori di elisir vicini. Quindi capite bene che non bisogna mettere distanti, raga. Se avete 4 mortai, li dovete mettere tutti vicini, altrimenti la vostra disposizione fa cacare. E lui ha appunto capito quanto possa essere efficace. Tra l'altro, come sempre, ricorre il numero 3, che in questi casi di pro player è sempre più presente. Io ci farei qualche pensierino. Siamo così alla penultima disposizione. Mi sono dimenticato di dirmi che quella prima ci è stata inviata da Lorenzo, mentre questa ci viene inviata da Peppe. Peppe ci invia questa disposizione davvero davvero bella, devo dire un capolavoro. Ed anche in questo caso abbiamo un villaggio che punta sulla frammentazione, sulla segmentazione. Praticamente lui cosa ha fatto? Lui ha capito anche lui che bisogna creare un villaggio che non deve essere tutto compatto, no, distacchiamoci da questi pregiudizi che i villaggi bisogna essere tutti vicini, eccetera. Noi facciamo tante zone diverse e in ogni zona ci mettiamo qualcosa. Ad esempio, come facciamo vedere, nella zona alta c'è di tutto e di più, un pastrocchio unico che sembra, non lo so, un po' di roba spruzzata lì a caso, sembra il piatto fatto da uno chef cieco senza braccia che prova appunto a fare qualche invenzione, e bendato e salta fuori quella roba lì. Vediamo una croce che ricorda naturalmente le basiliche paleocristiane con la loro famosa croce latina, anche se questa ricorda più una croce greca, quindi abbiamo anche un riferimento all'artistico. A fianco i depositi, quasi tutti i depositi che non sono protetti da nulla, quindi basta 2 spaccamuro e qualche goblin, un paio di goblin, e voi gli avete razionato tutto quello che c'ha. Ed infine qui in basso qualche edificio un po' random con una difesa aerea che protegge il nulla, protegge il castello, con scritto lesso tra l'altro. Non vorrei io preferirei togliere una S e lasciar leso, perché è il cervello di quello che ha creato questa disposizione. E vediamo anche un barbaro che tenta di attaccare queste casette dei muratori, inferocito contro questo scandalo di villaggio. Siamo arrivati così all'ultimo appunto villaggio che ci è stato inviato da Silvia. Silvia ci invia questo villo in cui, diciamo, raga, si sono messi d'accordo. Secondo me hanno una confraternita di intellettuali che si riuniscono ogni giorno per studiare delle disposizioni e si mettono d'accordo sulle migliori tecniche. Come possiamo vedere, in questo villaggio, come in molti altri, gli accampamenti sono al centro, sono lì. Non mettiamoci i depositi. Ma perché i depositi? Perché i mortai che se si sganciano vicino a una truppa vengono abbattuti, se li lascia al centro del villaggio sono fortissimi? Perché i mortai? Perché i depositi? Perché, che ne so, anche qualsiasi altra difesa? No, gli accampamenti. Ed infine, lì, fiera come se non ci fosse un domani, la bandiera americana che sventola in mezzo al villaggio, in segno di conquista di questo grande, di questo grande pianeta extraterrestre, perché trovare altri villaggi come questi è più difficile di trovare l'acqua su Marte, anche se è stata trovata, quindi anche noi abbiamo trovato, ecco, un tale splendore. E quindi la bandiera americana a segnare la conquista di questo villaggio, che meriterebbe davvero di esplodere assieme a tutto il vicinato. Niente, raga, questo episodio è finito, lasciate un bel mi piace. Io, raga, la metto sempre sul ridere, cerco sempre di metterla sul ridere, ovviamente non è mio scopo insultare nessuno, non è mio scopo sicuramente prendere in giro, sì, ecco, perché dai, alcuni villaggi sono proprio pietosi, ecco, però nel senso non è mia intenzione offendere, appunto. Io voglio semplicemente scherzare su un aspetto che alla fine è un gioco, regà. Insultassi, che ne so, una persona brutta o storpia, ok, ma finché insulto, tra virgolette, comunque mi prendo gioco di un villaggio su un gioco, non mi sembra neanche di dover fare troppi moralisti e venire a commentare grattandomi le palline. Quindi detto questo, lasciate un bel mi piace, vi ricordo il canale del Garo in descrizione e ci vediamo alla prossima. Bella!